Da aprile a ottobre la ZTL parte alle ore 11 nei giorni feriali, alle ore 9 nei festivi e termina alle 4 di notte. Da novembre a marzo cambia invece l'orario di chiusura, fino alle 20. I primi problemi in questo momento, in queste primissime giornate, li stanno vedendo chi lavora nell'ambito della ristorazione, dalle gelaterie alle pizzerie e ai ristoranti che si affacciano su una piazza miseramente vuota, come neanche i tempi del lockdown. Qualcuno afferma che la poca gente lungo il corso sia stata a causa del maltempo di questi ultimi giorni, al forte vento che avrebbe impedito la passeggiata, costringendo i locali a una chiusura anticipata. Ma da che tempo è tempo, col meteo che non invoglia passeggiare, i locali si dovrebbero riempire più velocemente. Gli esercenti si chiedono quindi se la situazione migliorerà o cosa c'è di sbagliato in questa ZTL tanto invisa, a prescindere da molti. Ci sono centri che con l'instaurazione della ZTL sono fioriti, ma ci sono anche centri che si sono svuotati. Giusta quindi la preoccupazione di chi vede partire la ZTL con un corso vuoto non solo delle auto, ma anche di persone. Come ha detto l'ex comandante della polizia locale Michele Tiozzo, prima dell'avvio della ZTL sarebbe stata necessaria la stesura di un piano del traffico obbligatorio per i comuni oltre i 30.000 abitanti, ma che a Chioggia non c'è ancora. Il piano del traffico, che necessita dell'approvazione del Consiglio Comunale, disciplina tutta la viabilità, con flussi di traffico principali, parcheggi, eccetera, fissa delle regole certe per le autorizzazioni. Ora, per la ZTL non si considera il tratto di percorso che va dal Duomo all'Isola dell'Unione, ma che dovrebbe essere a traffico limitato per i mezzi pesanti che qui non dovrebbero poter transitare, anche in quanto il loro passaggio massacra la pavimentazione. Le telecamere in funzione per controllare appunto il passaggio di questi mezzi dovrebbe essere doveroso. Nel frattempo sembra che conducenti indisciplinati ce ne siano, almeno dalle sanzioni che sono state staccate nei primi giorni. Con tutto quello che si è parlato di ZTL in centro a Chioggia, è difficile non essere a conoscenza della sua attivazione. Però forse non tutti sanno che i motocicli possono invece transitare, almeno da qua a un anno, poi si vedrà. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.